Salve a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TG Tramonti. Salve da Maria Teresa Dragonetti e Andrea Giunchiglia. Prima del TG le notizie principali. A 59 anni, colpito da infarto, scompare Pino Daniele, il re del blues made in Naples. La tradizionale indocciata ad Isernia, dedicata a San Giovanni Paolo II. Ignari del pericolo, il fiume Regina Maior che da Tramonti porta a Maiori, senza manutenzione e cura dell'alveo. Terza esibizione del gruppo di ballo Giovani Promesse, guidate da Ruben Citarella. Il gelo degli ultimi giorni provoca disagi idrici alle abitazioni, strade bloccate e interruzione della SP2. L'attesa della mezzanotte con la Santa Messa, celebrata alla stazione di Napoli con il missionario Alex Zanotelli. La città di Agerola accoglie con grande entusiasmo l'insediamento di Padre Giovanni come nuovo parroco. Al Round Midnight Jazz Club di Fisciano, Angelo De Barre Quartet in concerto. Grande successo dell'orchestra di fiati Costa d'Amalfi, diretta da Jean van der Rust all'Auditorium di Ravello. Siamo pronti per la prima notizia, quella che ha sconvolto il mondo musicale e la città di Napoli. Se ne va un altro grande artista, a 59 anni ci lascia Pino Daniele, definito dai suoi primi successi il re del blues made in Naples. Il servizio. Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, dove sono. La notizia che ha sconvolto il mondo musicale. A 59 anni, stroncato da un infarto, ci lascia Pino Daniele, il re del blues made in Naples. Da anni sofferente, esprimeva nella sua musica tutto quello che era la sua Napoli. In 100.000 hanno gremito Piazza Plebiscito per l'ultimo saluto al cantante. Grande compostezza e commozione hanno dato voce ai lunghi applausi all'arrivo della sua bara, la messa celebrata dal cardinale Crescenzo Sepe, che con parole di elogio ha esaltato le qualità canore e umane dell'artista. Raccomandare al Padre, ricco di misericordia, l'anima del nostro fratello Pino. Siete ancora, ancora, e vivrò. Ringraziamo Dio perché ci ha donato Pino. Tra i ricordi e questa strana pazzia, è il paradiso che non esiste. Quanta attualità c'è nelle composizioni del maestro Pino Daniele. Quanta umanità! Quando il nostro saluto cristiano. Arrivederci Pino, presso il Padre. Quando lo sai che non ti avrò sul tuo viso, sta per nascere un sorriso ed io sete. Ad Isernia la tradizionale indocciata dedicata a San Giovanni Paolo II, servizio di Angela Cioffi. Ad Agnone, centro montano dell'Alto Molise in provincia di Isernia, noto per la sua millenaria produzione di campane, si svolge la più imponente manifestazione legata al fuoco che si conosca al mondo. L'andocciata, forma dialettale che significa grande torcia. È un rito dedicato al sole e al suo ciclo annuale, fatto proprio dal cristianesimo e divenuto per questo fuoco in onore a Dio che nasce, al Cristo, luce e salvatore del mondo. Una tradizione ricca di emozioni, tanto che anche Giovanni Paolo II volle che fosse messa in scena in Piazza San Pietro nel 1996. Durante l'ultima rappresentazione, i cittadini di Agnone hanno voluto porre una targa in memoria della visita del Papa Santo.
Andiamo con la prossima notizia. Il fiume Regina, che da Tramonti porta a Maiori, il cui alveo è pieno di sterpaglie a causa dell'assenza di manutenzione, può costituire un grave pericolo per la popolazione. Mandiamo il servizio. Dissesto idrogeologico, bombe d'acqua, frane sono fenomeni sempre più ricorrenti con i quali l'uomo deve fare i conti a causa del cambiamento climatico. I valloni e il letto del fiume Regina costituiscono un grosso pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose. Il mancato intervento di alcune amministrazioni comunali, che dovrebbero occuparsi di tenere pulito il percorso dell'acqua da tronchi, arbusti e materiale di riporto scaricato nottetempo, non fa altro che aggravare il problema. I comuni interessati dal corso del fiume Regina sono Maiori e Tramonti. Al riguardo abbiamo intervistato il vice sindaco dottor Antonio Romano del comune di Maiori, che si è occupato della questione inviando una missiva al professor Cosenza, assessore regionale all'ambiente. Per quanto riguarda appunto il territorio che ricade nella giurisdizione di Maiori, anche attraverso queste pulizie periodiche che facciamo siamo abbastanza tranquilli, ma il problema è a monte e quindi io ho rappresentato all'assessore Cosenza appunto questo problema, che l'origine del problema appunto è a monte, quindi nei paesi, nelle zone che sono a monte della vallata, Maiori a valle, gli altri paesi sono a monte, e quindi bisogna controllare e rimuovere tutte le occasioni di pericolo che si presentano durante il percorso del fiume. E sul territorio di Tramonti appunto ce ne sono diverse di occasioni di pericolo. La missiva è stata inviata via fax anche al comune di Tramonti, responsabile del tratto più a rischio del fiume Regina. La stessa lettera che ho dato all'assessore Cosenza al comune di Tramonti. Praticamente l'assessore Cosenza ho chiesto di intervenire direttamente presso gli enti sovracomunali per realizzare appunto questa sorta di controllo e di rimozione dei pericoli. E siccome appunto il paese sul quale grava gran parte dell'onere è quello di Tramonti, mi sono sentito il dovere pure di comunicare, quindi di girare la stessa lettera al comune di Tramonti. Sappiamo che il momento nel quale viviamo è un momento di austerità, e quindi tutti quanti gli enti, compreso i comuni, hanno problemi di denaro, insomma. Ma a fronte delle vite, qualsiasi problema di denaro si supera. Sulla questione è intervenuto anche il dottor Pirollo, assessore al bilancio del comune di Maiori. Una volta, ho notato che ogni volta che piove a Maiori, stranamente si sente un cattivo odore che scende per il corso Regina. E mi sono sempre posto la domanda, ma questo cattivo odore da dove proviene? Allora, molta gente diceva, no, quella è colpa del depuratore di Tramonti, quella perché aprono le chiuse. Allora, perché se il problema nasce dalle montagne sovrastanti e probabilmente anche da un funzionamento del depuratore non a pieno regime, sarebbe il caso anche di verificare la validità e il funzionamento anche del depuratore. Anche questo secondo me è fondamentale. Il futuro della costiera, la sicurezza dei nostri cittadini viene da una duplice valenza: turistico, il depuratore a monte e il depuratore a valle, ma soprattutto di sicurezza per i cittadini di Tramonti, anche per i cittadini di Maiori. Terza esibizione del gruppo di ballo Giovani Promesse, guidate da Rubel Citarella, servizio di Nino Anastasio. Anche quest'anno si è svolta la terza edizione dello spettacolo natalizio Magic Christmas, a cura di Rubel Citarella, che ha visto coinvolti i ragazzi del gruppo Giovani Promesse, in uno spettacolo prettamente dedicato alla magia delle danze. La serata è stata divisa in due parti. Una prima parte dove i ragazzi si sono esibiti in splendide e suggestive coreografie natalizie, su musiche di autori vari con costumi scintillanti che hanno catapultato l'allegria degli spettatori. Una seconda parte dedicata alla danza moderna, in un mix di canzoni scelte sulle coreografie del nostro Rubel Citarella, che mettendoci il cuore cerca di trasmettere a queste piccole stelle il suo amore per la danza. La prossima notizia: i disagi provocati dal gelo degli ultimi giorni alla costiera amalfitana. Il servizio è curato da Angela Cioffi. L'arrivo del freddo, accompagnato da neve e gelo, ha provocato enormi disagi ai cittadini di Scala e Tramonti. Strade impraticabili, interruzione dell'acqua pubblica per colpa delle tubature ghiacciate, contatori saltati, caldaie rotte.
Anche diversi alberi sono stati sradicati dal vento forte e la caduta di un ponte pubblicitario sulla statale SP2 ha causato incredibilmente l'interruzione della strada provinciale per diverse ore, con code lunghissime e cittadini estremamente arrabbiati. Sentiamo il malcontento di alcuni di loro. Bella sta montagna qua, bella proprio, stamra stamattina e luni, che c'è? Ho stato governo, assessore, tutto quanti da fa una morta. L'ente provincia, come sempre, si dimostra o impreparato o lento negli interventi. Il missionario comboniano, padre Alex Zanotelli, ha celebrato la messa di mezzanotte a Natale presso la stazione di Napoli. Servizio di Imma Bottone. Natale alla stazione di Napoli. Incontriamo Alex Zanotelli, che ha celebrato la messa di mezzanotte tra i poveri e i clochard della città. Tutto un benvenuto, benvenuti, benvenute tutti a questa celebrazione. Siamo qui per celebrare. Non è facile celebrare in un momento così difficile come questo. Siamo invasi dalla guerra. Sacerdote rivoluzionario e fuori dal coro, fa un'analisi razionale della realtà, non secondo i consueti canoni del ragionamento opportunistico del mondo d'oggi, ma interpretandola con la logica del Cristo. Tra le tante cose di cui ci ha parlato, ci ha colpito l'accenno alla invasione francese del sud della Libia, pochi giorni prima dell'attentato di Charlie Hebdo. Ricordiamo nazioni in Africa, in piena guerra civile, come la Libia spaccata ormai in tre parti. Tra l'altro ho sentito oggi che la Francia sta invadendo il sud adesso della Libia, la Somalia, che è davvero il caos da 30 anni, il Sud Sudan, il Centro Africa, il nord della Nigeria. Preghiamo davvero per tutte queste nazioni che sono in pieni conflitti perché questi popoli abbiano pace. Sono sempre i più deboli poi che ci rimettono la pelle, che devono scappare. Grande accoglienza da Gerola per padre Giovanni al suo insediamento come nuovo parroco. Guardiamo le immagini. Carissimi fratelli e sorelle, questa sera fa l'ingresso solenne nella comunità delle comunità di San Pietro di Pianillo di Santa Maria la Marna il nuovo parroco Don Giovanni Iarrae. È un'occasione di gioia e di speranza che vogliamo vivere in un clima di fede e di preghiera. Io, sacerdote Arulappan Jayaraj, nell'assumere l'ufficio di parroco di questa comunità ecclesiale, prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa Cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire. Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato ad esercitare il mio servizio. Nell'ambito della stagione musicale invernale del Round Midnight Jazz Club a Fisciano, il concerto del chitarrista francese Angelo De Bar. Vediamo il servizio. Viso scavato, sguardo misterioso e concentrato, Angelo De Bar fa vibrare le corde della sua chitarra seguendo lo stile del jazz manouche, noto anche come gypsy jazz. Chitarrista francese originario di Saint-Denis deve la sua fortuna al talento, alla grande preparazione e alle sue origini zingare. Nel suo quartetto ritroviamo le sonorità tipiche delle band zigane. (Susurra)
tonight? The plan for tonight is we play some tune traditional gypsy and some composition of Django Reinhardt. This is the plan for tonight. The Bar è accompagnato da Miraldo Vidal alla chitarra, Alessandro Vece al violino e Fabrizio Montemarano al contrabbasso. Insieme rendono omaggio al grande chitarrista belga Django Reinhardt, il primo ad unire l'antica tradizione musicale zingara del ceppo dei Manouche al jazz americano. Due ore di bellissima musica, a tratti divertente, a volte carica di tensione, a volte di leggerezza. All'Auditorium di Ravello, grande successo dell'Orchestra di Fiati, Costa d'Amalfi, diretta dal maestro Jean van der Roost. Il servizio. L'Orchestra di Fiati Costa d'Amalfi aggiunge un nuovo prestigioso risultato alla sua già ampia raccolta di successi. Il gruppo composto da giovani musicisti della costiera amalfitana ha avuto l'onore di partecipare a un masterclass tenuto dal maestro Jan van der Roost, mondialmente considerato il più apprezzato compositore e direttore di musica per fiati. Il maestro belga, invitato dalla Fondazione Ravello, ha accolto con entusiasmo l'invito e per tre giorni ha seguito i circa 60 musicisti dell'orchestra. La lezione si è conclusa con un concerto tenutosi il 29 dicembre scorso presso l'Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, dove l'orchestra, diretta dal maestro, ha eseguito magistralmente brani dello stesso van der Roost, compositore tra i più prolifici, assai amato dall'orchestra e di alcuni tra i maggiori autori italiani di musica bandistica. Un gran risultato per l'Orchestra di Fiati Costa d'Amalfi, che in pochi anni si dimostra sempre più come una realtà importante del panorama nazionale. Ascoltiamo l'intervista al maestro. Qual è stato il rapporto con i musicisti? How was the relation with the musician? Well, I think it went very well because they were well prepared, thanks to Maestro Avalone, of course, and good motivation. I was quite demanding with them, but I think the result was certainly very good. We made good progress, and they were very, very responsive and working very well together. So I think we made a good performance tonight. And, cosa consiglia per il futuro per migliorare l'orchestra? What do you suggest for the orchestra for growing up? I think there's several things. Firstly, they should work like this, bringing younger people together with more experienced people, so we have several groups together, because the younger can learn from the experienced ones. That's the first thing. But a second thing I would say, with so many talents and so much good quality, they would also try to go one step up. And I think they can easily manage to play a more challenging repertoire, maybe a little bit bigger instrumentation, and go for the next step in the level. I think they certainly can do. Thank you so much and congratulations again for the concert. Questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'ascolto e ci rivediamo alla prossima edizione. Un saluto da Andrea Giunchiglia e Maria Teresa Dragonetti. Alla prossima.